Allora, cerchiamo di fare chiarezza. Per quanto riguarda un percorso spirituale, a chi rivolgersi? Allora, la fede è certezza. Come fai a trasmettere la certezza? Come fai a trasmettere il concetto di fede che tu stai vivendo? Lo devi per forza di cose viverlo, altrimenti non puoi mai comprenderlo, anche attraverso le parole. Allora, prima di Yeshua il Cristo ci sono state altre correnti, religioni, ma qui non stiamo parlando di correnti o religioni. Però prima di Yeshua il Cristo, dell'avvento di Yeshua il Cristo, abbiamo avuto altre culture preesistenti che parlavano anche esse di divinità. L'essere umano, nella sua natura, nella sua pur sempre capacità di discernimento, necessita, ha proprio bisogno, come l'aria che respira, di un qualcosa di superiore, di un qualcosa di appunto divino, perché ci si rende conto che si arriva a un certo punto delle proprie capacità e poi non si va oltre. Quindi la necessità, il bisogno primario, necessario, fondamentale, importante, come l'aria che noi respiriamo, è la divinità. Ora, qui non è una sorta di sfida tra è meglio questo, no, è meglio questa visione, è migliore l'altra, no, questa è meglio. No, 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 no. Come abbiamo detto prima, la fede la devi vivere perché certezza. Per trasmetterla ci si prova, si tenta di trasmettere che cosa? Quello che uno vive dentro. Partiamo sempre da questo presupposto, si dovrebbe comunicare, non parlare, perché parlare è un dono che abbiamo tutti. Tanti sparlano, ma comunicare, mettere in comune che cosa? Un qualcosa che si vede dentro e lo si mette a disposizione. Gli altri lo possono recepire o meno, ahimè, ma resta sempre un qualcosa che è in comune a tutti. Il respiro che noi abbiamo necessità e bisogno, non c'è bisogno neanche di spiegarlo, perché lo viviamo. Senza respiro noi ci si ferma, ci si blocca e si muore. Ecco, la fede è la stessa cosa. Senza fede ci si blocca, ci si ferma e si muore. Quindi, riallacciandoci a quello che vorrei trasmettere, che ci sia in altri contesti, altre forme di fede o di credere. Ognuno, ragazzi, si adatta anche all'habitat in cui nasce. Possiamo parlare del buddismo, possiamo parlare del confucianesimo, possiamo parlare, per esempio, il sikhismo è un qualcosa di straordinario. Senza volerlo applica i principi del Cristo. Possiamo parlare, ma qui, ripeto, non si tratta di dire di tifare. Oppure di dire no, noi rispetto a voi, no, 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 no. C'è sempre quel presupposto, la fede è certezza.
Ora, che cosa significa questo? Che la divinità, Dio, si è manifestato in diverse epoche, in diverse culture, assumendo quelle caratteristiche. Vedete, quando parlo di fede, che è certezza, la si vive dentro. Con grande difficoltà si riesce a trasmetterla. Perché? Perché si trasmette, si riceve se sei su quella stessa lunghezza d'onda. Se tu in una emittente radio hai una frequenza diversa, non puoi raggiungere quel segnale, mai. Devi sintonizzarti su quel segnale. E dunque accade che quando si è sulla stessa frequenza si riesce a trasmettere quello che tu stai vivendo, perché si è in sintonia, si è sintonizzati e si riesce a comprendere. Yeshua il Cristo. Yeshua il Cristo non è una religione, è certezza. Scusate un attimo, interrompo, faccio entrare Bailey. Che c'è, sei entrato? Tutto ok? Ok, dai. Sì, sto facendo il video, mi fai finire il video? E poi giochiamo. Va bene? Sì, ti voglio bene. Dai, giù, giù, vai giù ora. Dai. E poi la mamma, vai, 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 corri, 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 corri. Allora, Yeshua il Cristo è certezza, e proprio per un fatto di sintonizzazione, quando sei sulla stessa lunghezza d'onda, lo puoi trasmettere per cercare di diffonderlo. Se bisogna diffondere un messaggio, bisogna essere anche ricettivi. Se non si è ricettivi, quel messaggio ti passa e non lo prendi. Allora, Yeshua il Cristo, come ho detto, è una certezza. E il fatto stesso di dire, ah, però noi, esempio, gli ebrei, i musulmani, e stesso i cattolici con tutte le sue ramificazioni, non hanno compreso, perché qui non si tratta di dire noi, voi, e fare distinzione, gli ebrei, i gentili, i cristiani rispetto agli ebrei, i musulmani. Sto parlando delle prime tre forme di credo monoteistico. Non hanno compreso nulla. Yeshua il Cristo non è una religione, Yeshua il Cristo non è una corrente spirituale, Yeshua il Cristo è una certezza. È questo che ancora non hanno compreso. Stesso i cattolici, i cristiani, non hanno compreso questa realtà, questa certezza. Ed è più che sufficiente il sermone della montagna. Il sermone della montagna dice tutto. È lì che c'è l'insegnamento. Ma il sermone della montagna, quando Yeshua fece questo sermone, non fu compreso da tutti. Anche se direttamente era riferito ai suoi discepoli, che non hanno compreso del tutto, parzialmente, però era anche rivolto al popolo. Chi aveva quella capacità, indipendentemente, perché lì alla Decapoli, quando fece questo discorso, c'erano gentili, c'erano pagani, c'erano di ogni, però erano attratti tutti da Yeshua il Cristo. Che cosa significa? Che Yeshua il Cristo stava parlando in modo universale, senza distinzione di credo, di appartenenza, di radice, ma stava parlando di un qualcosa di spirituale che mette in comune tutti. Ecco l'attenzione che aveva, che poi è stato compreso o meno, questo è irrilevante. È relativo. Quindi, Yeshua il Cristo
chi era. Ecco, questo è anche sbagliato dire chi era, no, chi è. Noi siamo abituati a parlare con gli altri attraverso una sezione temporale, perché qui abbiamo una realtà temporale, il tempo. Ieri, oggi, domani, no, c'è sempre e solo presenza. Quindi Yeshua il Cristo è ed è sempre stato. Era, è e sarà, e sempre è. Quando in Giovanni si parla, il suono, la vibrazione si è trasformata in verbo, in suono, e questo viene menzionato anche nei testi vedici, l'om, il suono primordiale. Quindi il suono primordiale, il verbo, si è fatto carne. Si è fatto carne ed è venuto a vivere tra noi. Attraverso cosa? La manifestazione di Yeshua. Ecco perché chi non crede, chi non ha fede in Yeshua, non può credere nel Padre, perché è una sua manifestazione. E allora che cosa dire rispetto a tutte le altre correnti e visioni? Ognuno ha la sua risposta. La cosiddetta illuminazione orientale porta a qualcosa? Sì, potrebbe, ma è un percorso lungo, lungo. Yeshua ci ha preparato la strada, che è così facile, ma difficile nel contempo, perché lui stesso disse: il mio giogo è dolce, è soave, però l'essere umano preferisce fare altre vie. Il Logos si fece carne attraverso che cosa? Carne, che attraverso un uomo, la manifestazione del Padre attraverso il Figlio. Se non si crede il Figlio, non si crede neanche al Padre. Quindi gli ebrei e i musulmani anche, è inutile che lo ritieni un profeta, quando stesso i musulmani stanno aspettando la seconda venuta, non di Mohammed, di Maometto, ma di Cristo. E allora perché scindere, estrapolare, decontestualizzare, cioè estirpare qualcosa per dire no, sì, però non hai compreso nulla allora, perché non hai quella certezza, la fede che vibra in te. Lo Spirito Santo, il Paraclito, o il Paraclito, Paracletos, non c'è, non puoi comprendere. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, a loro non gli è dato comprendere. Dunque, che cosa voglio comunicarvi con questo video? Che un percorso spirituale avviene dentro di noi. Anche i cattolici che considerano l'agnosi satanica, viene da Satana. Quindi se l'agnosi è satanica, il buddismo lo è, perché stai cercando che cosa? Dentro di te il regno dei cieli, come diceva Yeshua. Il regno dei cieli è dentro di te, quindi anche Yeshua è ritenuto satanico. Queste sono le mostruosità delle religioni, che si accaparano il diritto e l'esclusiva di avere la verità in tasca. La Chiesa Cattolica non applica gli insegnamenti del Vangelo, se non una piccola percentuale di frati, di preti missionari, dove applicano davvero il Vangelo. Ma la Chiesa, le istituzioni non applicano gli insegnamenti del Vangelo. Allora di cosa stiamo parlando? Se lo stesso Yeshua ha detto il regno dei cieli è dentro di te, è tutto dentro di te, l'agnosi che cosa fa l'agnosi?
dentro di noi dobbiamo ricercare la divinità. Quindi è tutto satanico? Quando, badate bene, quando si ha la pretenziosità e la superbia, perché poi diventa superbia, di dire è così, gli altri, no, gli altri sono un tuo specchio. Quindi quando ti riferisci agli altri, ti stai riferendo a te stesso. Anche se ti avvali del Vangelo. Il Vangelo può essere di tua comprensione, sì e no. O lo interpreti in modo soggettivo e trai le tue conclusioni. Yeshua il Cristo è realtà, è certezza. Se lo fai abitare dentro di te. E non c'è modo di spiegarlo se non sei tu ad aprirgli il tuo cuore. Allora comprenderai che cosa significa fede e lasciarsi guidare. Invece quando entra in contrasto con qualcosa è perché stai rifiutando, lo stai rifiutando e stai rifiutando il Padre. Ok? L'unico che ha detto io sono la via, la verità e la vita è stato Yeshua. Non è stato Confucio, non è stato Buddha, non è stato Krishna, non è stato Gandhi, non è stato nulla di tutto ciò, se non Yeshua il Cristo. Perché è il Logos fattosi carne. È la manifestazione del Padre, del Creatore, attraverso un suo messia, messaggero diretto. Quando Yeshua parlava, era il Padre che parlava attraverso lui. E non tutti hanno avuto la possibilità e la capacità di assorbire quelle informazioni. Perché se quelle informazioni ci entrano dentro, lavorano nel nostro inconscio per rendere conscia poi la nostra esistenza e la nostra vita. Ok? Non fermatevi sul sacrificio, sul non sacrificio, sulla risurrezione, sul non la risurrezione. Lasciate perdere. Concentratevi su quello che ha riferito Yeshua. Un consiglio: se non è di vostra capacità, non potete comprenderlo, andate ad ascoltare il sermone della montagna, ma non sarà comprensibile per tutti. È lì il cuore della sua missione, della sua venuta, è lì il sermone della montagna. Ok? Detto questo, che Yeshua e il Padre Celeste vi benedicano e vi danno questa e vi apportano di agganciarvi a quella frequenza, perché soltanto così è che può accadere. Ma prima dovete essere puri. Puri significa siete disposti a morire in vita di tutte le vostre convinzioni. Ricordatevi, veniamo a mani nude e a mani nude andremo via, perché allora nel mezzo della nostra vita si odia, c'è invidia. Per che cosa? Per quali meriti? L'unico merito è l'amore. È l'amore che noi possiamo lasciare qui, su questo piano, per contribuire ad espandere la coscienza. Ciao Aliu, alla prossima.